Ciao fans, buongiorno. Oggi ci sono 25.000 gradi, ma finalmente sta per iniziare la mia settimana bianca. Ma quanto mi era mancata! Vado a Pinzolo, sono con PH Gas. Ciao! E ho un po' di idee in testa, vorrei portarvi tre video, però fatemi vedere un po' di supportino. Non vi chiedo un numero di like, cose che poi ci rimango male, ma un po' di supportino, un mi piacino, un commentino, un'iscrizioncina al canale. Fate qualcosa, datemi supporto. Dai, dai, per favore. O se no, poi fate un po' quello che vi pare. Siamo quasi arrivati e mi sorge spontanea una domanda. Ma voi la settimana bianca la vivete come una vacanza rilassante, tutto quanto, o la vivete come un'agonia sportiva? Noi la viviamo come un'agonia sportiva di brutto. Sveglia traumatica alle 7. Una bella colazione salutare. Un po' di risveglio muscolare perché c'ho il fisico di un 85enne. Carico il def. Due pistine scalda. Due pistine scalda gambe. Hot. È già l'ora del park. È già l'ora del park. Ci siamo appena parcheggiati in park. E noi, come dei veri atleti, adesso andiamo a rispolverare tutti i trick che già sappiamo fare per riprendere confidenza con i salti enormi. Con cosa cominci? Penso a un doppio backflip rodeo, così. Grande gas! Due grab, che quelli sono facili, così, giusto per scena. Tizza. Per scena. Damn. Intanto qua mega raduno, c'è la motoslitta della polizia che è venuta a prendere la prima morta del giorno. Ragazzi, questa qua è partita uovo dalla cima della pista. È andata giù dritta, tutta storta, palesemente una carenza da due giorni, fatto un busso, si è spaccata tutto. Meritato. È veramente faticoso fare su e giù. È veramente, veramente faticoso. Damn. Wow, porca puttana. Ragazzi, fermi tutti, momento Amarcord. È appena partita Bring Me To Life degli Evanescence. La colonna sonora del mio primissimo video che ho fatto a 10 anni. Una favola bestiale, vi raccomando di andare a vederlo sul mio Instagram. A fare le rotazioni c'ho la schiena che è un po' titubante. Ogni volta che faccio così sento un po' track track. Insomma, devo girare dopo aver saltato. Dopo. Testa, Matteo, testa. Un obiettivo ci abbiamo oggi. Testa. Fans, la situazione qua sta migliorando. E se migliora è solamente grazie a Tiz del Brenta Bike Park. No, venite... Bike Park, Snow Park. Park. Ecco, io vengo d'estate. io vengo con... Brenta Park. E se venite qua, ragazzi, cioè, il vostro livello sale proprio. Lo shaper vi farà snowboardare come si deve. Buonissimo, buonissimo. Yeah. Back in the game. Woohoo! In tutto ciò sono già le 11:30. Cioè, tocca che qualcosa lo mangiamo, eh. Si mangia presto al nord. Torniamo a faticare. La stanchezza sta iniziando a prendere il sopravvento. Bisogna fare una pausa. Mi sono dimenticato lo ski pass dentro la giacca che ho lasciato al park e ho dovuto anche discutere con l'omino della seggiovia perché sennò non riuscivo più a salire. È una vita difficile. Che brutta cosa. Ho proprio fatto il nabbo. Fans, che dire, sono contento di aver tirato questa cartella. Mi sono anche un po' fatto male al polso. Non lo so, era tutto il giorno che ancora non ce l'avevamo schiantati. Non me l'ho fatto male. Stava andando troppo bene, meglio così. Questa mina è stata tipo il bat segnale che dice basta. Fans, attenzione, perché io ho detto basta Snow Park. Non è che ho detto che la giornata finisce qua. È un'agonia sportiva, vuol dire che è un'agonia sportiva. Quando sei stanco, smetti di fare i salti e vai a fare le piste. Sono un maestro di snowboard. Grande Marino! No, no, disastro, cuidati da snowboard.
farlo. Hanno sentito che c'era il TG da queste parti. Comunque in mezzo alla fila c'era uno che mi stava un po' troppo addosso con lo snowboard, mi stava messo qui dietro così tutto appiccicato. Gli ha scoreggiato nel pisello. Stiamo rifiatando in seggiovia e intanto si sono fatte le 4. Oddio, oh mamma, un po' acqua e un po' ghiaccio. Qua la neve è un po' così, eh? Sì, fans, la neve ormai è terribile. E se è terribile, è colpa del caldo bestia che c'è. Io sono un uomo di freeride. Io avrei bisogno di andare nella neve fresca, di fare pazzolate di neve, essere affogato fino a qua. E se non posso farlo, è colpa di tutti voi che buttate le sigarette per terra. Quindi pensateci prima di buttare una sigaretta per terra. Voglio che Matteo continui a sciare o voglio che Matteo smetta di sciare? Un giorno dello sci, dello snowboard, non resterà nulla. Resteranno solo questi TG che potrete comunque riguardare e pensare bei tempi quando c'era la neve. Non sto scherzando, ragazzi, cercate di inquinare il meno possibile perché ne va della vita di tutti quanti. Io, fans, ovviamente vi ho parlato dell'agonia sportiva della settimana bianca, non di una giornata sola. E per riuscire a tenere determinati ritmi per una settimana non è che finisce così. Una volta tornati a casa devi prendere un paio di accortezze. Io ho due segreti che mi permettono di rimanere sempre tonicissimo. Togli la giacchina, togli le tatatà, resti solo con la termica, seduta di yoga. Livello veramente pietoso, però poi mi sento tutto... Ah... Si sta da Dio. E poi, rega, la ski che ti cambia veramente l'esistenza sportiva. E poi vado a far sera. Ah, no? Oddio, ho spaccato tutto. Mi sono saltate via tutte le doghe. Contenuto live. Dio, boh. Comunque, fans, fatemi sapere voi come vivete la settimana bianca. Se siete più da chalet, bombardino, apreschi, oppure se siete degli atleti veri. Ci vediamo nei prossimi video di questa settimana. Ho un sacco di idee. Poi sono con un fotografo professionista. Tra un po' arriva uno special guest importante. Questo weekend è carnevale. Io mi iscriverei e aspetterei con ansia i prossimi video. Voi fate voi. Ciao, fans!